Vi parlo dalla Sala del Grillo del Parco di Pinocchio a Collodi, dove sta per avere inizio un convegno in occasione della donazione di alcune opere ovviamente dedicate a Pinocchio del maestro Antonio Nocera. Il convegno sarà moderato dalla dottoressa Loredana Lignola, che vedete inquadrata al mio fianco, che è un membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Sarà lei a anticipare ai nostri telespettatori i relatori che si susseguiranno nel corso della mattinata, che si concluderà alle 12.30 nel parco della qui vicina Villa Garzoni, con la consegna a parte del maestro Nocera delle opere donate alla Fondazione. Sì, in effetti Antonio Nocera, artista di fama internazionale, il cui lavoro è concentrato da un certo momento in poi principalmente sulle opere di Pinocchio, con le sue rappresentazioni sia grafiche sia scultoree, è veramente un artista che insomma, merita solo di essere guardato, perché spiegare le opere di Antonio è veramente difficile. Abbiamo questo convegno che è in effetti un saluto ad Antonio, siamo tutti amici, lo conosciamo da un po', e poi ci sarà anche una persona che ha scritto un libro in vernacolo romano e che ci farà ascoltare delle poesie su Pinocchio. Quindi è un momento di grande emozione, perché la collaborazione di Antonio Nocera, del maestro Nocera, con la Fondazione è datata. Lui è stato, cioè sarebbe difficile fare un riassunto di tutto quello che ha fatto nel mondo. Alle due biennali di al suo attivo due biennali di Venezia, ha incontrato tre papi, per cui ha fatto delle opere dedicate, quindi Paolo II, Giovanni Paolo XVI e Papa Francesco. Io ho avuto l'onore di essere con lui all'ultima consegna dell'opera di Nocera. Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Collodi, possiamo dire che oggi viene ribadita l'importanza di Pinocchio non solo come fonte di attrazione per i bambini, per i turisti, per i visitatori di tutto il mondo, ma soprattutto per gli artisti di tutto il mondo che ininterrottamente si cimentano con questa gigantesca, lo possiamo dire ormai, figura iconografica delle favole di tutto il mondo. Sì, in effetti è proprio così, ma è anche un passaggio che per la Fondazione si è reso obbligatorio. Ormai l'infanzia, dagli anni in cui fu costituita la Fondazione ad oggi, ha anche tanti altri miti e ha anche tanti altri mezzi, per cui la Fondazione nel tempo poi si è data una struttura completamente diversa ed è stata quella anche di interessare molto al mondo dell'arte. Sono oltre 1000 gli artisti che si sono cimentati nel mondo a illustrare il libro di Pinocchio. Sono preciso, perché all'altro ieri, insieme all'Università di Perugia, stiamo facendo l'ennesima ricerca delle traduzioni. Sono 178 le lingue ad oggi che abbiamo, parlo di lingue ufficiali, sono centinaia gli idiomi e dialetti in cui Pinocchio è stato tradotto. Quindi ormai è un successo planetario che comunque corre indipendentemente, devo dire, anche dalla Fondazione, perché là spesso dove arriviamo Pinocchio c'è già arrivato con le sue gambe. È ovvio che il mondo dell'arte è un mondo molto interessante e oggi celebriamo Antonio Nocera, che è un artista che ha dato molto per Pinocchio. Normalmente ogni 10 anni fa un libro d'arte legato a Pinocchio, i suoi primi sono stati venduti dal Poligrafico dello Stato, dall'Enciclopedia Italiana, quindi un artista anche già di grosso spessore internazionale, e ha voluto donare una sua opera, ha sentito il bisogno di donare una sua opera che noi stamani inaugureremo e abbiamo collocato all'interno del giardino storico di Villa Garzoni, che ormai è di proprietà della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Con questo significa essenzialmente continuare la nostra attività in questo settore, che non dico sta diventando primaria, ma sta diventando importante. Tutto considerando che il progetto vero, reale, che ormai ha quasi 30 anni, di realizzare il parco policentrico Collodi Pinocchio, che letteralmente vuol dire un parco formato da più centri e che rappresenta Collodi e rappresenta Pinocchio, sta
assumendo finalmente le sue dimensioni, perché la Fondazione ormai ha acquistato tutti i beni che facevano parte di questo progetto e stiamo ora costituendo una società per azioni che lo gestirà con l'apporto anche di privati, dove la Fondazione ovviamente rimarrà in maggioranza e potrà avere il controllo. Anche perché la Fondazione è nata per fare cultura e gli aspetti economici devono essere gestiti da enti economici. Quindi siamo al punto, non dico finale, ma ormai finalmente avanzato, la strada è definita e la stiamo percorrendo. Riccardo Franchi, sindaco del Comune di Pescia, non poteva mancare a questo importantissimo appuntamento, non solo per Collodi ma per l'intero territorio dell'amministrazione comunale. Sì, come ha detto, non potevamo mancare, sempre presente a fianco della Fondazione, a fianco del Presidente Bernacchi, sempre attento e pronto ad organizzare eventi per la nostra comunità. Questa Collodi che sta facendo vivere, che la sta rivalutando con le sue iniziative, oggi è una di queste, grazie alla presenza del maestro Nocera, quindi ancora un valore culturale, artistico e culturale che si va ad aggiungere alla lunga serie di iniziative, interventi fatti a Collodi, che noi ne siamo veramente come amministrazione orgogliose. La nostra presenza è quella di dimostrare vicinanza, lo dico sempre, no, ad oggi è una presenza per i saluti, ma un'amministrazione deve essere anche attiva, proattiva per insieme alla Fondazione rivalutare e far crescere sempre di più questa nostra splendida realtà, e noi siamo qui apposta per questo. All'onorevole Gennaro Migliore chiediamo di anticipare per i nostri telespettatori quello che sarà il succo del suo intervento fra qualche minuto al convegno. Ma innanzitutto un ringraziamento speciale alla Fondazione Collodi, che rappresenta una delle più importanti esperienze culturali del nostro Paese. Ed è un piacere non solo essere qui per questa straordinaria attività culturale, ma anche in testimonianza di un lavoro molto bello che è quello di Antonio Nocera, un artista che ha una vocazione profondamente legata al mondo della fiaba e in particolare a Pinocchio, che è diventata una delle sue icone principali e che rappresenta nel campo artistico e culturale del nostro paese una vera eccezione rispetto alla cura, all'amore con la quale ha vissuto quasi in simbiosi il rapporto con la Fondazione e con il personaggio di Pinocchio, sia per le sue installazioni, per le sue opere scultoree, sia per quanto riguarda la realizzazione di libri d'artista. Inoltre, l'occasione della donazione di un'opera che è stata molto importante anche nell'Expo del 2015, che ha aperto il padiglione italiano, testimonia il rapporto d'amore che esiste tra Nocera e questa istituzione, e questo territorio, e rappresenta anche l'impegno sociale di Antonio Nocera, che è sempre stato un artista che ha rivolto il suo sguardo anche nell'attenzione di quelle che sono le tematiche più scottanti, questa barca che rappresenta il transito che oggi osserviamo dei migranti, per quanto mi riguarda è un simbolo fortissimo di come l'arte può illustrare le tragedie anche più grandi. Altro relatore del convegno, il costituzionalista e scrittore Michele Ainis, anche a lui chiediamo di anticipare e sintetizzare ovviamente quello che sarà fra poco il suo intervento. Ma io sono qui a portare una testimonianza, conosco Antonio Nocera, ammiro il suo lavoro, mi piace molto questo suo segno fluido, pastoso, che ricorda i paesaggi dell'infanzia, e non a caso Nocera ha dedicato molti dei suoi lavori a Pinocchio, che abita i nostri ricordi di quando eravamo bambini. Nel caso di Nocera però a questo sguardo da fanciullo si accompagna anche una nota dolente ed una ispirazione civile, direi, rappresentata dal viaggio e dal viaggio dei migranti. E oggi viene donata una barca che simboleggia
questi viaggi tragici che seminano di lutti il Mediterraneo, e quindi questa doppia qualità rende ancora più, come dire, importanti le opere di Nocera, che è un artista ma è anche o è soprattutto un cittadino di questo mondo complicato. Bene, fra gli ospiti che abbiamo qui in sala questa mattina c'è anche Marco Fiori, una amicizia da tanti anni, che è sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in congedo, ma la funzione oggi di collaborare con la rivista ufficiale dell'Arma che si occupa di ambiente, e Pinocchio si occupa molto di ambiente. Questa è la rivista, si chiama Natura, è anche molto bella, e dove si parla anche di colori. Mi piacerebbe che potesse, certo, in proposito, benissimo, dire qualcosa. Allora, qual è il legame fra Pinocchio e la conservazione della natura? Grazie. Tante decine di anni dalla scrittura di questo libro, quando i problemi forse che abbiamo oggi non erano nemmeno così ipotizzabili. Grandi, così evidenti. Beh, i legami ce ne sono molti, ringrazio per l'invito, è una vecchia collaborazione con la Fondazione Collodi, abbiamo sia ai tempi del Corpo Forestale dello Stato, che oggi non esiste più, transitato nell'Arma dei Carabinieri, ha attivato molte collaborazioni, soprattutto nel campo dell'educazione ambientale, al punto che una idea straordinaria fu quella di proporre proprio la figura di Pinocchio, del burattino, messaggero del messaggio ambientale, della tutela ambientale, della conservazione della natura planetaria. L'abbiamo proposto addirittura ufficialmente come fondazione a Ginevra, al segretario generale della Convenzione di Washington. Quindi è una cosa che stiamo continuando a pensare, e Pinocchio è assolutamente un messaggero e di pace e di tutela dell'ambiente, che sono due valori fondamentali che si coniugano perfettamente, soprattutto in questo periodo che viviamo, insomma, così pieno di tensioni e di violenza, no? Abbiamo qui oggi anche un ospite illustre, devo dire che per noi molto importante. Parlo della dottoressa Simona Mammana, che è funzionaria della Biblioteca Centrale di Firenze. Devo dire che a Firenze abbiamo fatto e abbiamo in corso una stupenda mostra su Pinocchio, non lo dico io ma lo dicono gli altri, e abbiamo fatto proprio la settimana scorsa dire una bella donazione che Antonio Nocera, che oggi è qui per fare una donazione alla Fondazione, ha fatto alla Biblioteca di Firenze con una manifestazione rilevante e importante. Eccola qua. Buongiorno. In Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze abbiamo da poco concluso la mostra Pinocchio 140x140 in collaborazione con la Fondazione Ricordiamolo, Nazionale. Ricordiamo l'occasione del 140. Certamente, del 140 anniversario dalla pubblicazione delle avventure di Pinocchio, in collaborazione appunto con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e con l'Associazione Nazionale Case della Memoria. Al tempo stesso, da qualche giorno, per la Domenica di Carta, una delle aperture straordinarie dei nostri istituti culturali, e ha avuto luogo la donazione da parte del maestro Nocera di alcuni importanti suoi libri di artista a favore della nostra biblioteca, che andranno a posizionarsi in un fondo prestigioso di cui la Nazionale Centrale è conservatrice. Maestro Antonio Nocera, questa giornata ribadisce il suo legame con Collodi, con Pinocchio, con la Fondazione, una storia che è iniziata quanti anni fa? Buongiorno intanto a tutti, è iniziata circa 30 anni fa questa storia con il mio primo libro di Pinocchio. Allora c'era il presidente Vincenzo Cappelletti e Pierfrancesco Bernacchi era il segretario generale. Io ho cominciato a giocarci con Pinocchio, le ripeto, 30 anni fa. E da bambino mamma mi aveva regalato questo libro di Pinocchio che io detestavo. Per quali motivi? Lo detestavo perché nel momento in cui mamma mi dice devi leggere Pinocchio così impari a capire certe situazioni, quando mi si impone una cosa io è la cosa che non faccio. Allora, e poi giocando ho cominciato a leggere questo Pinocchio e sono arrivato al quinto, sesto libro, non lo so ancora. Cosa ha scoperto lei in età adulta che magari nella prima lettura adolescenziale o infantile le era sfuggita? Oppure lei aveva sottovalutato? No, ma non avevo sottovalutato. Uno non ci arriva culturalmente a capire e a leggere certe situazioni.
certi aspetti, certi particolari che ti colpiscono. Ultimamente mi aveva colpito l'incontro, io sono napoletano, l'incontro al teatrino di Mangiafuoco con Pulcinella, e chiaramente Pulcinella fa parte del mio DNA e sono esploso di gioia quando ho scoperto all'inizio chiaramente che c'era questo incontro, però ho incominciato ad analizzare da non molti anni, 10-15 anni soltanto, questo incontro di Pinocchio e Pulcinella, incontro delle due culture fiorentine, toscane e napoletane, perché sono due città, due regioni piene di storia, con mille contraddizioni da una parte e dall'altra. Poi noi a Napoli siamo maestri di contraddizioni. Maestro, qual è la molla che ha spinto ormai da oltre un secolo artisti di ogni parte del mondo a confrontarsi con Pinocchio? Pittori, scultori, registi cinematografici, e qualcuno è uscito anche con le ossa rotte da questo confronto? Secondo me parecchi sono usciti con le ossa rotte da questo incontro con Pinocchio, incontro-scontro con Pinocchio. Sia registi, attori, come diceva lei, artisti, scultori. Poi è vero che ci sono tantissimi artisti che si cimentano con Pinocchio, però cimentarsi con Pinocchio non significa fare un quadretto o una sculturina su Pinocchio, dici io ho fatto Pinocchio. No, Pinocchio è una storia, fa parte della cultura italiana. Ci sono degli insegnamenti di vita pazzeschi. Pinocchio è un burattino che corre in movimento continuo. Io personalmente mi ci vedo. Lei che chiave di lettura lo ha interpretato? Ma sono varie chiavi di lettura, perché non c'è una chiave di lettura soltanto. Io con gli incontri che avevo con il cardinale Biffi, lui parlava dello Spirito Santo, là ci sono anche delle indicazioni massoniche all'interno del libro di Pinocchio. La Fatina tutti quanti la reputano il personaggio buono della cosa, e per esempio a me la Fatina è il personaggio che mi piace di meno, che lascia un figlio una notte intera sotto la pioggia, aspettare che la lumaca scendesse dal secondo piano per aprirgli la porta. Vabbè, sono vari aspetti, varie analisi. Io ancora non ho finito, ancora devo capire quello che... Quindi ci diamo un arrivederci. Assolutamente sì, e mica finiamo qua con Pinocchio. Io continuo imperterrito.